Claudia Ghirardello, esperta di arte e autrice di importanti libri alla scoperta dei tesori d'Italia. Adesso è uscito il suo nuovo libro, Lodani Mirabilia, Le meraviglie di Loano. Qual è il contenuto del libro? Dunque, Le meraviglie di Loano perché? Perché contiene le cose belle, le cose a mio avviso degne di essere ricordate. Si tratta di opere religiose, di opere profane e contiene molti inediti, soprattutto legati ad alcune delle più importanti casate di Loano, i Carrara, Maccagli, Grassini Garbarino, Molle, Olivieri. I discendenti di queste casate mi hanno, devo dire, accolta con entusiasmo. E mi hanno aperto sia le loro dimore sia i bauli dei loro archivi. E davvero quello che ne ho potuto vedere e studiare è stato per me davvero galvanizzante, ecco. Ha avuto modo di effettuare scoperte, di trovare degli inediti? Sì, dunque più di una. Voglio ricordare la tela che ritrae Luigia Maccagli. Pensi che ho potuto rinvenire anche il bozzetto preparatorio che è firmato dal Quairolo. Poi un'altra scoperta interessante è un busto in terracotta del conte Eugenio Litta Modignani di Milano, firmata niente meno che dal Capuero di Genova. Ancora mi ha emozionata molto studiare i dipinti delle volte del Palazzo del Comandante e pensi ho potuto metterli a confronto con i dipinti delle volte del Palazzo Doria Centurione di Genova Pegli. Oppure un'altra cosa che mi ha molto emozionata è stata dare un nome al committente dei dipinti delle volte di Palazzo Olivieri. Ho rinvenuto due lettere, P.O., e poi da ricerche d'archivio ho potuto scoprire che si tratta di Pietro Olivieri. Quali di queste figure le ha più colpita particolarmente? Ma sono tante, una di queste, ad esempio, quella di Stefano Carrara, che fu un diplomatico in Medio Oriente e si occupò anche di curarsi, si curò dei lavoratori italiani impegnati nella costruzione della ferrovia da Damasco a Medina. E quindi una figura davvero interessante. Poi alcuni esponenti di Casa Maccagli, veramente una dinastia importante per Loano. Uno di questi, ad esempio, Giovanni Battista Maccagli, 1666, scrive il suo testamento ed è stato bello, impegnativo, ma bello anche leggere questo testamento, i documenti di questa famiglia. Questo Maccagli, tra l'altro, fu il fondatore della cappella di famiglia. E poi, ecco, alla Maccagli si innestò la famiglia Garassini-Garbarino. E un personaggio senza dubbio particolare fu quella del tenente di vascello Giuseppe, che fu tra l'altro medaglia d'oro nel 1917 per valori militari. E credo che anche questa figura meriti attenzione, tra l'altro di questa figura ho potuto pubblicare delle fotografie inedite. L'arte è un po' il fulcro del suo libro, però anche il Sì. mare ha una valenza molto importante. Ci può spiegare perché? Sì, dunque innanzitutto il mare in questo libro è in copertina. Io ho voluto per la copertina le onde spumeggianti del mare di Loano e poi in una sorta, diciamo, di flashback visivo, così un incastro della spiaggia di un tempo con la spiaggia di oggi, utilizzando anche una cartolina d'archivio in cui si vedono alcuni uomini che tirano a riva un'imbarcazione. Poi il mare dove lo troviamo? Lo troviamo anche nel capitolo dedicato proprio al Museo Navale, ospitato al Kursaal. Questo è un museo molto ricco e contiene molto materiale, c'è strumentistica, poi ci sono modelli di imbarcazione, ci sono molti, moltissimi documenti. E poi ecco una realtà legata a doppio filo alla marineria è quella della chiesa del Loreto, della Madonna del Loreto. E pensi che contiene proprio degli ex voto nati, voluti nell'occasione di incidenti, ahimè, proprio capitati in mare. Poi ricordiamo che la volta di questa chiesa ritrae proprio un naufragio e si vede in un angolo la Madonna che dà protezione. Non va dimenticato che Loano ha avuto dei cantieri navali molto, molto importanti e che molti loanesi sono stati capitani di nave.
Quindi i capitani coraggiosi hanno sfidato proprio i mari di tutto il mondo e credo che possano essere anche di esempio per il loro coraggio, per la loro forza alle nuove generazioni. Il libro è arricchito da fotografie, le ha fatte lei stessa. Com'è stato essere dietro la macchina fotografica? È stato emozionante perché innanzitutto entrare in queste dimore private, essere accolti con entusiasmo, poi poter scattare queste immagini, poi andare in archivio, cercare, come ho detto, dei documenti relativi a questo è molto bello. Le fotografie sono secondo me un mezzo proprio per entrare in sintonia con la dimora che ti ospita, con il documento che tu vedi. Quindi per me sono un documento e se stessa. A chi è rivolto il libro? Ai loanesi, diciamo autoctoni, perché come si è detto contiene molti inediti. Però è ovviamente rivolto anche al turista che arriva a Loano per una vacanza, per una visita, e il libro che ha avuto tra l'altro il patrocinio del comune di Loano vuole essere una carta da giocare proprio per, come dire, diffondere la realtà storico-artistica di Loano a largo raggio. Il libro sta riscuotendo molto successo e la sua prima presentazione è stata proprio a Loano. È stata a Loano, l'11 di aprile, alla presenza dell'avvocato Stefano Carrara, che io ringrazio, e alla presenza del sindaco Luigi Pignocca, che ha voluto appunto dare gentilmente il patrocinio al libro e che tra l'altro mi ha scritto molto gentilmente la prefazione. Il libro Lodani Mirabilia, le meraviglie di Loano, si trova in tutte le librerie della Liguria e del Basso Piemonte e l'editore è Amadeo d'Imperia.